You know, they accused us that we adore our mother more than adoring God, because you see, in this time of difficulties, people usually run to their mothers. That's always the case. Por la costumbre de la iglesia en China, tenemos muchísima devoción mariana. Sentimos la importancia de la madre en nuestra fe. In India, people love Mother Mary, just like in Spain and many parts of the country, like in Mexico or in the Philippines. If you go and enter any house or any caravan or any tent, I don't think you will miss seeing the picture of Our Lady or the rosaries. It's always there. Ha grande posto nel cuore dei cristiani. Per noi abbiamo per tutti veramente una persona che amiamo molto, molto, molto. Ha un posto di cuore di ogni persona. Di ogni persona, dei bambini, dei malati, da uomini, da donne, tutti la amiamo. People believe in her intercession, people believe in her role as a mother of Jesus, but people have also believe in her prayers. So rosary is one of the most favorite prayers of village people, rural people, and simple people. Therefore, you would often ask people, how many Catholic prayers do you know? They would say, rosary. One of the marvelous things happened with me when they put chain in my hand. It was the chain itself, because it was chain here, tied it like this, and it was here a big lock. So the chain, it was a little bit tall. So it, what is the left of the chain? It was 10. So when I looked at the 10, I found that there are 10 left. So I used to pray in the 10. The rosary, and it was the deep ever rosary, best, the best ever in my life, because I was not just praying for begging for life or begging for succeed, it was for another reason. Mother Mary for us Catholic is also very attractive, a role model. There is so much respect. There is so much love for our Mother Mary. Con su ayuda, siempre rezamos muchísimo a nuestra madre, con mucha sencillez y con mucha confianza. Pensiamo quando siamo usciti, ognuno dice per l'altro, quella Madonna che ci accompagna, guarda, 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 guarda quella Madonna che ci accompagna. E nessuno ha morto, nessuno ha perso, nessuno ha così tutta la strada, durante la strada. Allora, a rispetto dai cristiani, la Madonna, sì, vedono Maria una persona così sacra, santa, pura. She's really mother. She's really mother, taking care about the kids and the sons. I remember the rosary very well, because when I was praying, I was not just asking. It was the feeling that I'm not alone, and to not go back with my faith. I don't want to disappoint. So it was just the voice like, don't be worried, you are not alone. To me, it was enough, completely enough. In the, for the suffering church of Pakistan, Mother Mary has a very important role. Mother Mary as a sorrowful mother. Los cristianos en Medio Oriente en general, ¿no?, tienen una devoción a la Santísima Virgen María hermosísima, ¿no? Realmente ellos saben que Dios y la Virgen los acompaña. Aunque pareciese que fuese, no fuese así, ellos se dan cuenta que es así, digamos, su fe es muy profunda, ¿no? Y se escuchan historias
impresionantes, como el de esta señora que se llama Amal. Uno de sus hijos había hecho una operación en el hospital, estaba una operación, una intervención quirúrgica muy sencilla, muy cortita. Estaba esperando con su madre a que le dieran el alta. En eso cae un proyectil cerca del edificio, tiembla el hospital y entonces él le dice a su madre que vaya a buscar ayuda para que lo cambien de habitación porque está muy cerca de la calle. Sale la mujer a buscar ayuda y en eso cae un segundo proyectil ya más cerca. Y cuando la mujer se vuelve por el estruendo, se vuelve sobre sus pasos, se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Ella lo llora muchísimo, pero ella cuenta, ella dice, mi hijo ya estaba preparado para el cielo, yo lo veía. Y ahora la Virgen lo cuida ya mejor de lo que lo puedo cuidar yo. Es ella su madre, en definitiva. A mother who had seen her son dying on the cross, beaten up, nailed, and then brought down from the cross and put on her lap. That's all kind of a suffering that Mother Mary also went through that. Obviously, we have no other way than to look for God and the source of strength and inspiration, the power of the cross that Christ has defeated once for all and made us victorious. I always try to draw strength from the mother who loves priests. And almost every day I take recourse to Mother Mary to get strength because she has been mother of our Lord and mother of priests. Lei veramente era il nostro rifugio, il nostro destino, e ci ha accompagnato, ci ha aiutato molto. So you know, our people would be always close to their mothers in the time of difficulties, and we've been known that we are the sons and daughters of Our Lady. So in this case, we are sure that she is taking care of all our needs. Me parece que hoy en día la Iglesia perseguida se puede mantener la fe es por la ayuda de la Virgen María. Give us, pray for us, that we may also stand firm under the cross of our own suffering. Our Lady, Mother Mary, is so much loved as a role model for the suffering church. Chiara, ci siamo conosciuti il 2 agosto del 2002. Era il perdono d'Assisi, eravamo in un pellegrinaggio a Medjugorje e così il re della storia ha voluto che in albergo, durante il pranzo, l'unico posto libero della sala era quello di fronte a me. E lei non era con noi nel pellegrinaggio in quel momento e io vedo questa ragazza arrivare verso di me. Dico, Madonna, quanto è bella. E appena si siede, la guardo e gli dico, scusami, ma tu sei piccola? Ecco, questa è la prima cosa che ho chiesto a Chiara, perché il problema dentro di me era, ma questa ce l'ha 18 anni oppure no? Perché non sembrava poteva averne 14, capito? E invece mi ha detto, e lei mi ha risposto sapientemente, in confronto a te sì. E così ci siamo conosciuti. In realtà aveva già 18 anni, dopo 5 mesi più o meno ci siamo fidanzati e poi il fidanzamento è durato 6 anni e poi ci siamo sposati, ecco. Colpiva di Chiara, al di là della bellezza, la sua eleganza. E veramente qualsiasi cosa indossava era regale. Poi nella storia, conoscendola meglio, uno capisce quanto veramente era vero questo, cioè era veramente una figlia di Dio e per questo figlia di re e per questo questa eleganza era proprio la sua. E ecco, questa è una caratteristica proprio bella di Chiara. Aveva una grande facilità nel fare spazio alla grazia e a lui. Una caratteristica della grazia è che è solo nel presente.
Noi nell'Ave Maria diciamo ora e nell'ora della nostra morte. Questi sono gli unici momenti della storia nostra dove incontriamo Dio. Per questo ce l'ha insegnato proprio la storia, perché attraverso i nostri figli, attraverso veramente il dolore, alla fine o restavamo nel presente oppure impazzivamo, perché il Satana ci tenta nel futuro e nel passato, ci dice le menzogne di non ce la farai mai a vivere da vedovo, poi in realtà sei vedovo e tutto sommato ce la fai, non è che non hai il dolore del vedovo, io ho il dolore proprio di tutti i vedovi della terra, quello è. Dio non dona una croce più grande del peso che puoi portare, perché sennò ci distruggerebbe. E quindi se Dio ti chiede una cosa è perché ce la puoi fare con Lui. Allora, prima muore un figlio, poi ne muore un altro. E insieme a quel dolore abbiamo vissuto una gioia, la chiamavamo una misteriosa letizia, perché era un po' l'esperienza, se vuoi, di San Francesco, che di questa gioia che c'è dove razionalmente non dovrebbe. E allora fai questa esperienza, ma il tuo maestro è il Signore, è Lui che ti insegna a fidarti di Lui, che vuole il bene da te. E invece di vedere un papà cattivo, tu dici, ma Signore, ma tu sei un Dio che dona e basta. Tu hai donato la vita ai miei figli, non mi hai tolto niente. Tu hai donato la vita a Chiara, me l'hai donata per 10 anni. Poi noi ci illudiamo a volte pensando che qualcosa è nostro. Quindi il contrario dell'amore è il possesso. Noi ci impossessiamo delle cose e vorremmo che quelle cose fossero eterne come le diciamo noi. Ma sono già eterne in un altro modo, come vuole il Padre. È per questo che lei muore felice, perché è rimasta in questa relazione con il Padre sempre. La nostra vita non si fa con i se, ma con i sì. Noi ci lamentiamo perché mio padre mi ha detto che ero stupido da piccolo e perché non ho avuto, che ne so, la possibile lavoro che so fare io. E ci lamentiamo perché non ho avuto il marito di Chiara, cioè queste cose folli, no? Cioè, e perché non ho avuto i genitori di Chiara, perché se avessi avuto questo, se avessi fatto questo. L'augurio che faccio ai ragazzi è: partite dalla vostra storia. Voi, Dio vi aspetta in quei momenti della vita dove avete detto se e non avete detto sì. Lì lo incontrerete, proprio nelle vostre contraddizioni, lì dove c'è il limite delle cose che non capite. Se non fossi stato orfano, ok, sei orfano, di sì. Mi chiedono di Francesco tante volte come vive. Lui gli manca mamma Chiara, certo che gli manca, c'ha un vuoto dentro. Io so per fede che in quel vuoto lo aspetta il Signore. E non so questo incontro come avverrà, però so che Dio lo aspetta lì e quando lui crescerà so che in quel vuoto sarà abitato dal Signore. E anche se manca mamma Chiara, quel vuoto sarà un vuoto bellissimo. Carissimo Franci, oggi compi un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni. E così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita, perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto di amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri, come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma,
ma è bello morire consumati, proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli, Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa, perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se toglie, è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirà il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara. Non ci deve essere nessuno sforzo nel cambiare il mondo, perché non sei tu il re della storia. La storia non andrà mai come ti pare a te, né come sembrerà a me, come vorrò io. Quindi secondo me l'unica cosa che possiamo fare, e poi indirettamente le cose cambiano, è dicendo quel sì, la luce si fa da sola. Chiara non ha fatto niente. Eppure tutto il mondo oggi la conosce. No, allora, le opere di Dio si fanno da sé. Tu non ti preoccupare di cambiare il mondo. Pensa ad accogliere questa paternità e poi intorno a te vedrai gente che viene, perché se sei un ristorante dove si mangia bene, la gente viene a mangiarli da te. Capito? Pensa a diventare pane. Questo. L'importante nella vita non è fare qualcosa, ma nascere e lasciarsi amare.